Ciao amici! Mi ricordo che quando ero bambina mia nonna usava il bicarbonato in tanti modi diversi. Lo usava per l'impasto dei dolci, lo metteva nel sugo, lo usava per lavare la verdura e poi lo usava per pulire la casa e si lavava i denti, insomma ce l'aveva sempre a portata di mano. Ma il bicarbonato non è solo una sostanza che si compra al supermercato. Lo sapevate che anche noi umani lo produciamo al nostro interno? Esattamente nel pancreas, e infatti è il principale ingrediente dei succhi pancreatici. Così servono a neutralizzare l'acidità dei succhi gastrici. Questa funzione digestiva e antiacido è proprio quella che mi ha fatto usare il bicarbonato quando sono cresciuta. Se sento che qualcosa non è sceso a livello di stomaco, il bicarbonato è il rimedio d'emergenza migliore. Un quarto di cucchiaino in un bicchiere d'acqua, magari calda. Come dico sempre, il cibo o va giù o va su. In ogni caso, lo stomaco si libera. Tutti conoscono il bicarbonato Solvay, ma non tutti sanno che prende il suo nome da un chimico belga, Ernest Solvay. Nel 1863 ha realizzato la formula del bicarbonato di sodio che conosciamo oggi e l'ha prodotta a livello industriale. E ci sono moltissimi altri utilizzi per il bicarbonato di sodio: per la cura della salute, del benessere, della bellezza, per le pulizie, per chi fa sport, la casa, le piante, gli animali, il giardino e anche l'automobile. Ma come sai tutte queste cose? Ma io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. E figuriamoci con l'ignoranza. Io non mi nutro solo di cibo, ma anche di lettura. Mi sono procurata questo libro italiano che spiega tutto sul bicarbonato. Si intitola Le incredibili proprietà del bicarbonato di sodio. È delle edizioni Il Punto d'Incontro, la casa editrice specializzata nel benessere naturale e sponsor di questo video. Ho trovato degli usi inaspettati del bicarbonato di sodio e mi sono divertita tantissimo a metterli in pratica. Per esempio, lo sapevate che si può pulire la cucina, il frigo, le pentole bruciate, si può mettere in lavastoviglie, anche in lavatrice. Non serve spendere soldi con tanti prodotti diversi per la casa, perché con un solo prodotto si può fare tanto. Il bicarbonato è utile per i denti, le gengive, le mani, i piedi, le unghie. Si possono fare maschere per la pelle, curare la tosse, il mal di gola e anche la cistite. Nel libro ci sono anche molte ricette sane: zuppe, legumi, torte salate, torte dolci, biscotti, tutte ottimizzate da un pizzico di bicarbonato al momento giusto. Tutto questo e molti altri usi del bicarbonato nei miei video dedicati e in questo libro intitolato Il bicarbonato di sodio dell'edizione Il Punto d'Incontro. Se ami la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video. Noi ci vediamo presto, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!